La città di Napoli registra le tariffe RC auto più alte d'Italia ed Europa. Addirittura un automobilista residente nel nostro comune paga per il premio assicurativo circa il triplo di un cittadino che risiede in un comune del nord. Per mettere fine ad una discriminazione territoriale ingiusta che impoverisce le famiglie napoletane, è partito RC Auto Tariffa Italia, un progetto di legge di iniziativa popolare. La proposta, approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale, segue ad un percorso già avviato dall'amministrazione, che da tempo ha denunciato gli abusi tariffari delle compagnie di assicurazione, sensibilizzando sulla questione le istituzioni nazionali ed europee. Il Comune, inoltre, da alcuni anni ha messo in campo RCA Napoli Virtuosa, la tariffa assicurativa agevolata per i cittadini in regola con il pagamento delle imposte locali. È ingiustificato ed è inaccettabile che un cittadino napoletano, perché risiede a Napoli, paghi a parità di numero di incidenti tre volte tanto il premio assicurativo rispetto ad un cittadino milanese. È un principio anticostituzionale, è una discriminazione sociale e territoriale fatta dalle compagnie assicuratrici inaccettabile. La proposta di legge, che mira a raggiungere 50.000 firme, punta ad istituire una tariffa unica nazionale secondo un principio di equità e giustizia sociale. Ciò consentirebbe di eliminare la discriminazione regionale, tutelando il reddito dei cittadini e di combattere l'illegalità delle false residenze e dei veicoli non assicurati a causa delle tariffe proibitive. Un comitato promotore del quale fanno parte parlamentari, l'onorevole Valente e l'onorevole Impegno, del quale fa parte il Comune di Napoli, l'Associazione dei Radicali e dei Consumatori, si è caricato di proporre una legge di iniziativa popolare, 50.000 firme necessarie per la presentazione, perché dice basta a queste discriminazioni e afferma il principio di una tariffa unica sul nostro paese. Spero e sono convinto che i napoletani risponderanno massicciamente a questa raccolta di firme, che costringerà il Parlamento ad affrontare un problema economico, perché i cittadini napoletani in un momento di crisi non possono pagare tre volte tanto l'assicurazione, ma anche le aziende napoletane non sono più concorrenziali rispetto ad altre aziende del paese perché pagano per i mezzi per essere assicurati tre volte tanto. A sostegno della raccolta di firme, che si terrà di mattina dal lunedì al venerdì presso le 10 municipalità, anche un video informativo in onda sul canale televisivo della metropolitana cittadina. Per saperne di più è possibile consultare il sito in sovraimpressione.